Allegria, signori telespettatori, allegria! Buongiorno, buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma quanto sto dimagrendo senza la moglie e i figli? Ragazzi, da single sono ricco e bello. Bello no, però un po' più magro. Detto questo, oggi allegria, 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 perché comunque di tutto questo marciume di Cardinale Out, della beffa, della beffa. Carlo, ma santo Dio, io ti voglio bene, sono cresciuto con te, ma santo Dio, ti sembra il caso di fare ironia sull'Inter che ci hanno schiaffeggiato tutto l'anno e ci rischiaffeggeranno anche l'anno prossimo, e di fare ironia sul fatto, quelli che dicevano che si sarebbero intascati i soldi di Tonali. E perché? Dove sono i soldi di Tonali? Fammi capire. Cioè, gli 80 del budget del mercato che c'erano già, svegliati, c'erano già, perché se l'anno scorso ne abbiamo spesi 60, quest'anno minimo erano 80 di budget di mercato normali, quelli sono il budget normale. Poi gli 80 di Tonali dove sono? Dove sono? Ah, per quelli che pensavano, noi abbiamo i due portieri. Cioè, sono due video che tu esalti l'acquisto di Sportiello. Santi Dio, Carlo, cioè io ti voglio bene, però santi Dio, contieniti. Perché, ma poi vai a leggere, ma vai a leggere i commenti sotto i tuoi video. Io mi domando e dico, no? Fai un video una volta, fai quattro video al giorno, ma vai a leggere cosa ti scrivono sotto i tuoi video, almeno ti rendi conto. Io li leggo sempre tutti i commenti, perché magari dico qualche boiata e me ne rendo conto, no? I commenti sono lì per quello. Non ti sto dicendo di andare a leggere gli haters, quelli li banni, e vabbè, li banno pure io, quelli non li calcolo proprio, no? O quelli che scrivono i papiri, no? Che uno non vede che uno c'ha 500 commenti, no? Uno ti scrive un papiro di 18 righe e pensa pure che tu lo leggi, no? Lasciamoli che pensano. Ma non tu, chiunque, no? Ci sono 500 commenti, puoi leggere mai una roba di 500 chilometri? Impossibile, no? Ma leggili. Almeno li leggi, ti rendi conto che stai dicendo delle stronzate. Perché se no non te ne rendi conto. Ah, la beffa, la beffa. A te va bene chiuso per gli altri. Cioè, il problema è che a te, per te, se prendiamo Mbappé o prendiamo il Porro Romero, tu sei contento uguale. Te sei contento uguale. Tanto cosa cambia? A te non cambia niente. Che vinciamo, che perdiamo, che pare, a te non ti interessa. E quindi di che cosa parliamo? Ah, perlomeno non fare ironia, no? Perlomeno dico, no? Non fare ironia, dato che non sei nella posizione attuale per fare ironia su cose poi inventate, perché al momento abbiamo preso solo Sportiello, che è un secondo portiere. Vabbè, spero di vederlo poco e niente, perché spero che starà bene Mignan. Love to Cheek, che a me piace, bisogna vedere con i nostri preparatori unici da cambiare, che poi ieri anche mi fede su. Meglio averne 4 da 20 che 1 da 80, no? Meglio avere 1 da 80 sano. Tu ne devi avere 4 da 20 perché non c'hai mai giocatori sani per colpa dei preparatori. Comunque, lasciando stare per le gatti, che è 2-3 video che sta proprio delirando. È bello che, cioè, fa pure, capito, l'ironico, il simpatico, no? Cazzo, ma leggi i tuoi commenti, non ti dico io, ma leggi i commenti che ti scrivo tutti. Non ce n'è uno che ti segue nella tua ironia. Vabbè, stavo dicendo, sono partito con allegria, poi mi vengono in mente le robe e mi cazzo. Allegria, perché allegria? Perché siamo vicini a voci e nomi che a me piacciono. Molti magari non condividono, ma a me piacciono. Per esempio, a me Pulisic piace, ve l'ho sempre detto. Poi sarà integro, ragazzi, i preparatori sono quelli che sono, i preparatori quelli abbiamo. Però se questo qua sta bene, vuole venire al Milan, questo è forte, questo è un campione, questo è un campione, ragazzi. Vatti a vedere i video di Pulisic e quelli di Musa,
uno mi scriveva ieri, ma come fai tu a valutare un giocatore da un video? Un giocatore lo devi vedere almeno 15-20 partite. Ma senti Dio, ma se devo vedere un giocatore 20 partite, come cazzo fai a fare il calciomercato? Non lo fai il calciomercato. Devi vedere un giocatore 20 partite per valutarlo. Ma quello non sa stoppare il pallone, c'è bisogno di vederlo 20 partite. Cioè, Ballo Touré lo devi vedere 20 partite. Ancora penso che neanche l'ha fatte 20 partite nel Milan. Si vede solo che è scarso, scarso e scarso. Cioè, alcuni giocatori, sai, li puoi rivalutare col tempo, ma quando uno è scarso, è scarso. Cosa devi valutare? Sarò strano io, strana questa vita. Comunque, Pulisic mi piace. Speriamo, Milan ha alzato l'offerta. Tra l'altro noi perdiamo tutto sto tempo. Anche l'anno scorso abbiamo perso un mese di tempo, un mese di tempo, per poi dargli la cifra che volevano loro. Noi abbiamo perso un mese, dove tu potevi averlo il mese prima, preparare, magari faceva una preparazione diversa, faceva una stagione diversa, ci ricappa, non lo so, probabilmente no. Però hai perso un mese per dargli poi la cifra che volevano loro. E lo stesso stiamo facendo con Pulisic. Siamo partiti da 14 milioni di offerta, adesso ne abbiamo offerti 22, alla fine arriveremo, chiudiamo a 25, quelli che vogliono loro, cosa facciamo? Fatemi capire. Facciamo le offerte, noi aspettiamo di vedere, no? Noi facciamo l'offerta e controlliamo, vediamo se qualcun altro ce lo frega. Te ce lo vuoi fregare? Lione, lo vuoi fregare te? No, non viene da te. Tu, Inter, ti interessa Pulisic? E noi tanto siamo ancora fermi a 14 milioni. Ti interessa? No, a noi non interessa. Cioè, così facciamo le offerte noi. Aspettiamo che qualcuno ce lo frega. Ma cazzo, se costa 25, gli offri già subito 22. Oggi avevi già chiuso. Che cazzo, hai aspettato un mese per offrire 22? Cioè, io veramente. Ma certe cose mi sembrano. Ma di una follia. Che io boh. Adesso quest'altro, Renders. 18, 19, i bonus. Speriamo che arrivi anche Renders, perché comunque mi piace. Morata, sembra che andiamo su Morata. A me non dispiace Morata, ragazzi. Ovvio, io vorrei un bomber da 25 gol, ma non ce n'è. Lukaku non lo prendiamo. Julian Alves, Vlahovic, così non li prendiamo. Quindi per non prenderli, preferisco prendere Morata. Chiudo col discorso Scamacca. Segnatevelo, sapete che qua si dice no, Scamacca non lo vogliamo, in realtà se noi riuscissimo dopo aver preso Morata, che Morata può giocare anche sull'esterno, ricordatelo, a prendere Scamacca dandogli Origi, gli facciamo un affare come terzo attaccante, può venire fuori bene, ricordatelo. Quindi iscrivetevi al canale, qua inizia il diluvio. Ci sentiamo nel pomeriggio. Telegatti! Porca puttana! Porca!